Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di chimica generale. Oggi vi propongo la risoluzione di un esercizio che viene proposto nei compiti universitari o nei test, in cui ci chiede la determinazione della formula minima e la formula molecolare di un composto attraverso l'abbassamento crioscopico. Quindi l'esercizio è articolato e diviso in due step fondamentalmente. Possiamo iniziare o il primo o il secondo, a seconda della, diciamo, della nostra capacità di analisi del testo. Cosa ci chiede l'esercizio? Ci chiede che l'analisi di una sostanza organica costituita da carbonio, idrogeno e cloro, quindi possiamo già scrivere CX, HY e CLZ, quindi come impostazione generale, ci dice che 400 grammi di questa sostanza in una reazione di combustione, quindi con ossigeno in eccesso, hanno dato 0,363 grammi di CO2 e 0,070 grammi di acqua. Calcolare la formula molecolare della sostanza sapendo che 0,35 grammi di questo composto sconosciuto, se sciolti in 150 ml di benzene, provocano un abbassamento del punto di congelamento di 0,135 gradi Celsius. Quindi, per arrivare a determinare la formula molecolare, il primo step che dobbiamo andare a definire è calcolare la massa molecolare o il peso molecolare di questa sostanza sconosciuta. E in questo caso andiamo a sfruttare la famosa relazione che l'abbassamento TCR è uguale alla costante crioscopica per la molalità. Non è un elettrolita per cui non abbiamo problemi di risoluzione. E quindi sappiamo che la molalità è uguale alla variazione dell'abbassamento crioscopico fratto la costante crioscopica. E pertanto andando a sostituire avremo 0,153 gradi Celsius fratto 5,07 gradi Celsius fratto mole e molale, viene 0,0301. E abbiamo definito la molalità. Sappiamo che la molalità è uguale al numero di moli fratto un chilo di solvente. Quindi dobbiamo andarci a definire il numero di moli per arrivare a calcolare la massa molecolare. La molalità la conosciamo, la massa del solvente la possiamo andare a definire dai dati che ci vengono proposti. Sappiamo che la densità è uguale alla massa fratto il volume e quindi la massa sarà pari alla densità per il volume. Andiamo a sostituire, quindi m, la massa è uguale a 0,8 grammi millilitro per il volume che è 150 millilitri, quindi andando a semplificare avremo che la massa del benzene è pari a 120 grammi. A questo punto abbiamo calcolato il numero di moli. Il numero di moli scusate, sarà pari a che cosa? Alla molalità per la massa che è 120 grammi, quindi 0,100, 0,120 dobbiamo utilizzare, quindi 0,120 grammi. Quindi il numero di moli sarà pari a 0,0301 per 0,120 grammi, quindi otterremo come risultato 0,0036 moli. E quindi abbiamo determinato le moli. Ora, come ci andiamo a calcolare il peso molecolare? Sappiamo che 0,35 grammi di questo composto sono stati sciolti nel benzene e quindi conosciamo la massa, conosciamo le moli, possiamo andarci a definire il peso molecolare. Quindi sappiamo che il numero di moli è uguale alla massa fratto il peso molecolare o la massa molecolare relativa. Quindi in questo caso il peso molecolare
sarà pari alla massa fratto il numero di moli. La massa abbiamo detto essere 0,35 grammi fratto il numero di moli che è 0,0036 e quindi il risultato sarà 97,22. Quindi la sostanza sconosciuta, quindi CX, HY, CLZ, peserà 97,22 grammi. Bene, a questo punto adesso possiamo andare a definire il calcolo delle percentuali e quindi qui dobbiamo eseguire una serie di calcoli che adesso vediamo come impostare. Quindi tanto possiamo scrivere come dato che il peso molecolare della sostanza sconosciuta è uguale a 97,22 grammi moli. Come impostiamo l'esercizio? Questa è un'impostazione generale. Intanto possiamo scrivere questo, che Cx, Hy, Clz più ossigeno in eccesso, mi dice l'esercizio, che si è formata CO2 ed acqua, quindi CO2 più H2O, ma non ci dice il cloro sviluppato. Osserviamo attentamente i prodotti. L'ossigeno non è possibile determinarlo in quanto innanzitutto non compare nella formula, ma lavoriamo in eccesso di ossigeno, quindi non ci interessa l'ossigeno. Però notiamo che il carbonio e l'idrogeno derivano dalla molecola sconosciuta. Ci vengono fornite le masse e quindi la prima cosa che andiamo a fare è calcolarci la composizione percentuale del carbonio nella CO2 e la composizione percentuale dell'idrogeno nell'acqua. E quindi iniziamo il primo step, composizione percentuale del carbonio a cosa sarà uguale nella CO2. Quindi sappiamo che il carbonio pesa 12, quindi 1 per 12 che è il peso atomico del carbonio fratto il peso molecolare della CO2. Il peso molecolare della CO2 è 44,01, se non vado errato, grammi su mole. Andando a risolvere otterremo un valore pari a 27,26%. Quindi su 0,363 grammi di CO2, il 27,26% è costituito da carbonio. Adesso ci andiamo a calcolare la percentuale di idrogeno presente nell'acqua. Quindi questo è il procedimento classico, quindi percentuale di idrogeno a quanto uguale a 2 atomi di idrogeno per 1,008 fratto il peso molecolare dell'acqua che è 18 grammi mole. La percentuale è pari a 11,11% di idrogeno e quindi possiamo andare a già scrivere questo dato, quindi 0,074 grammi, l'11,11% è costituito da idrogeno. Bene, continuiamo con lo svolgimento dell'esercizio. A questo punto ci calcoliamo la massa di carbonio presenti 0,363 grammi di CO2 e la massa di idrogeno presente in 0,070 grammi. In questo caso quindi ci calcoliamo, quindi andremo a fare, quindi la massa del carbonio sarà pari a 0,363 grammi per il 27,26%, il valore che ne scaturisce sarà pari a 0,0989 grammi di carbonio. Quindi la massa dell'idrogeno
sarà pari a 0,074 per 11,11%. Il valore sarà pari a 0,00822. Quindi abbiamo già definito la massa del carbonio presente nella molecola sconosciuta e la massa dell'idrogeno presente nella molecola sconosciuta. A questo punto il calcolo è abbastanza semplice. Noi ci facciamo riferimento sempre al principio di conservazione di massa, quindi andando a detrarre dagli 0,400 grammi di sostanza che noi abbiamo all'inizio la massa del carbonio e dell'idrogeno, ci andiamo a determinare la massa del cloro. E quindi la massa del cloro sarà pari a 0,400 grammi meno, abbiamo detto essere 0,09989 più 0,00822, il valore che ne scaturisce sarà 0,292 grammi di cloro. Benissimo. A questo punto, e ripeto, un esercizio un po' lungo ma articolato, ma è importante farlo così riusciamo anche a mettere insieme i vari studi che abbiamo fatto fino adesso. Ci calcoliamo a questo punto il numero di moli di carbonio, di idrogeno e di cloro, avendo sia le masse che conoscendo i pesi molecolari. Quindi iniziamo a determinare il numero di moli di carbonio. Quindi il numero di moli di carbonio sarà pari alla massa 0,0989 fratto 12, che è il peso molecolare del carbonio, dal valore otteniamo 0,00824 moli. Ci calcoliamo il numero di moli di idrogeno, che è uguale, abbiamo detto, essere a 0,00822 diviso 1,008, e quindi possiamo approssimare come 0,00822 moli. Ci determiniamo a questo punto il numero di moli di cloro. Numero moli di cloro sarà pari a 0,292 grammi fratto 35,45 grammi mole, che è il peso del cloro. Il risultato sarà pari a 0,00823. Benissimo. Sappiamo che per determinare a questo punto i pedici minimi, cioè la X, la Y, la Z, che ricordiamoci che gli elementi si legano in rapporti interi, costanti, definiti, andremo a dividere le moli per il valore più piccolo, ma già possiamo osservare a prima vista che i valori sono praticamente uguali, e quindi possiamo definire il pedice come valore 1, cioè il valore più piccolo sarebbe il seguente, ma andando a dividere tutti daranno 1. Quindi la formula minima del composto quale sarà? Sarà CHCl. Benissimo, a questo punto questa è la formula minima, cioè mi dice la formula minima che i rapporti con cui si legano il carbonio, l'idrogeno e il cloro in questa molecola sono di 1, 1 e 1. Però l'esercizio ci chiede che cosa? Di calcolare la formula molecolare. A questo punto cosa andiamo a eseguire? Andiamo a definire che cosa? Il peso di questa molecola, quindi il peso di questa molecola sarà quindi massa di CHCl, sarà uguale a 12 grammi del carbonio più 1 grammo mole dell'idrogeno più 35,45 grammi su mole, e quindi inutile andare a scrivere. Quindi la massa sarà pari
a 48,45 grammi su mole. Quindi questa è la massa della formula minima. Ma noi in precedenza abbiamo calcolato il peso molecolare della sostanza sconosciuta. A questo punto eseguiamo un semplicissimo rapporto, e cioè andremo a scrivere che il peso molecolare, quindi della molecola, era 97,22 fratto 48,45, il risultato sarà 2. Quindi andremo, questo è diciamo, il multiplo del valore che noi andremo a inserire come pedici al carbonio, l'idrogeno e il cloro, per cui la molecola avrà come formula molecolare C2H2Cl2. E l'esercizio è concluso. Quindi ricordiamoci, la formula minima mi indica i minimi rapporti, che devono essere numericamente interi, multipli e costanti. Questa invece è la formula molecolare del composto, e quindi formata da due atomi di carbonio, due atomi di idrogeno e due atomi di cloro. Spero che vi sia interessato l'esercizio. Ribadisco che non sono esercizi che vengono svolti nelle scuole superiori, ma in ambienti universitari, per cui tutti coloro che devono affrontare esami di chimica, ingegneria, biologia, scienze in genere, ma anche chimica stessa, possono fare riferimento a questi esercizi che richiedono un grado di che presenta un grado di difficoltà superiore. Bene, spero che la lezione vi sia piaciuta. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a schiacciare un like.